Questa è Radio Serie A con RDS. Buongiorno da Alessandro Alciato, questa è Storie di Serie A, è la quinta puntata. Nelle prime quattro puntate ho capito una cosa, che i saluti devono durare pochissimo perché l'intervista al protagonista invece deve durare tantissimo. E il protagonista di oggi si porta dietro numeri impressionanti. 176 presenze in nazionale ed è record, 214 convocazioni in nazionale ed è record, 80 gare da capitano in nazionale ed è record. Ha fatto parte del gruppo azzurro per 20 anni, 4 mesi e 27 giorni. Ha disputato 5 mondiali, insomma, avrebbero potuto essere di più. 1151 partite fra nazionale e club, i club sono stati Parma, Juventus e Paris Saint-Germain. Ha esordito in Serie A il 19 novembre 1995 e ha smesso di giocare al termine della scorsa stagione. Poche settimane dopo era capo delegazione della nazionale. Benvenuto Gigi Buffon. Benvenuto e grazie, più che altro benvenuto, sono felice di essere qua con te e con voi. Sperando di dare un buon contributo. Lo darai sicuramente, su questo nessuno ha dubbi. Senti, la tua è allergia al riposo? No, la mia è sicuramente una passione, una curiosità anche in questo caso di misurarmi in un'altra veste e tanta voglia di apprendere cose nuove. Ecco. Il tuo che viaggio è stato sul campo? Poi ovviamente parliamo di tutto il resto. Ma sul campo è stato un viaggio leggero per me, perché ho fatto una cosa che ho sempre reputato, oltre che la mia passione, l'ho reputato un gioco e l'ho reputato un modo, con una sorta anche di narcisismo, se vogliamo, per mettere in mostra la mia arte, ecco, perché alla fine, forse anche sbagliando e sopravvalutandomi, però io mi sono sempre ritenuto un po' un artista, ecco, nel modo in cui secondo me ho giocato, quello che mettevo nelle partite, quello che ho sempre messo, diciamo, negli spogliatoi e nel rapporto con gli altri. Proprio perché ti sei definito un artista, con te è impossibile fare un racconto cronologico, quindi in questa intervista andremo avanti, correremo indietro, tireremo indietro il nastro, poi faremo dei salti temporali, però voglio iniziare proprio dalla fine. Ci racconti il momento esatto in cui hai detto ok, adesso basta, è il momento. Ma il momento esatto è stato praticamente a Cagliari, nelle finali playoff di quest'anno, perché insomma stavo aspettando con trepidazione queste partite spareggio per cercare di andare in Serie A e quindi anche la preparazione a questi eventi è stata ottimale, ecco, per quel che mi riguarda. Sono arrivato veramente in una condizione psicofisica eccezionale e quindi la soddisfazione per poter cercare di aggrapparmi e aggrapparci a questo ultimo treno, questo ultimo posto per la Serie A era veramente forte. Il fatto che a fine primo tempo, sulla finire del primo tempo, abbia avuto questo fastidio muscolare, diciamo l'ennesimo al polpaccio e quindi sempre nello stesso punto, ha fatto sì che senza indugi, mentre uscivo dal campo, avevo già deciso che sarebbe stata la mia ultima partita. Quindi durante la partita hai deciso? Sì, mentre quando l'arbitro ha fischiato a fine primo tempo, dalla porta agli spogliatoi del campo, ecco lì, non ho più avuto nessun tipo di esitazione, quindi è stato anche molto, molto facile, ecco, devo dire la verità. Ci sono stati dei momenti negli ultimi anni in cui sei stato vicino a smettere? Prima poi della fine effettiva. Ah beh, sì, l'anno in cui poi sono andato a Parigi, anche lì non avevo deciso ed ero abbastanza convinto. Non ero convinto pienamente perché secondo me avevo ancora uno o due anni da dare a grandi livelli, perché mi sentivo bene, mi sentivo in forza, mi sentivo ancora fisicamente al top, però per una serie di ragioni e non ultimo il rispetto che ho sempre nutrito alle società per le quali ho lavorato, secondo me era giusto fare un passo indietro, anche perché avevo sempre avuto un senso di responsabilità enorme, essendo stato anche il capitano di quella squadra, di quella società per tanti anni.
E poi invece, insomma, è capitato che a fine aprile arrivò questa chiamata del Paris Saint-Germain, e chiaramente, sai, lì non sarei stato stupido a rinunciare, perché avrei rinunciato innanzitutto a fare un'esperienza all'estero che non avevo mai fatto, e quindi anche a livello personale, a livello umano, potevo veramente crescere ulteriormente. E poi continuavo a giocare a dei livelli stratosferici in una squadra stratosferica, e obiettivamente non sarebbe stata veramente una rinuncia troppo grossa, ecco. Sono stati dei momenti di sconforto, cioè uno può immaginarsi Gigi Buffon che piange, che non dorme, che dice: ah, forse devo ritirarmi, forse no, perché alla fine siamo tutti umani, sei umano anche tu. Sono stati dei momenti di pianto, di sconforto, di oddio, adesso cosa devo fare? No, io ho sempre avuto abbastanza chiaro quello che doveva essere la mia parabola e il mio percorso. E dentro di me ho sempre sperato che accadesse, ci fosse un avvenimento traumatico, quasi forte, per potermi far decidere e non avere tentennamenti. E questo evento, la vita mi è venuta in soccorso proprio nella partita di Cagliari, ecco, seppur insomma mi abbia fatto patire abbastanza per come poi è terminato quel doppio confronto con loro, però insomma quell'evento lì ha fatto sì che non avessi più un minimo dubbio. Per gli altri sei stato tante cose, tante persone in una, sei stato un mito, un esempio, un buon esempio, un cattivo esempio, uno che faceva cose giuste, uno che faceva cose sbagliate. Per te stesso chi sei stato? Sono stato una persona che non ha mai avuto paura ad esporsi, sono sempre stato una persona che ha saputo, diciamo, riconoscere con me stesso, ecco, con se stesso gli errori fatti, e cercando di non ripeterli o trarne ugualmente una lezione positiva. Perché poi nella vita io ho imparato molto di più veramente dagli errori che ho fatto che non dalle cose giuste. E devo dire che per crescere uno ha bisogno di fare errori, e ha bisogno più che altro di pagarli sulla propria pelle, perché se tu non li paghi sulla tua pelle gli errori che fai, purtroppo impari poco, ti rimane addosso quell'alone di impunità che fa sì che tu non possa veramente crescere, non possa capire il perché è sbagliato e dove è sbagliato. Nella tua testa qual è stato il peggiore? Ma guarda, io devo essere sincero, quando ero soprattutto ragazzo avevo un'esuberanza che mi faceva eccedere in tante cose. Però quella era proprio, non era figlia della malafede o di pensieri sbagliati, no, era figlia proprio di un'energia che avevo dentro che non sapevo dove mettere. E quindi spesso e volentieri quando tiri fuori un qualcosa in eccesso, se l'abbrivio è quello virtuoso fai una bellissima figura, se l'abbrivio invece non è da ricordare e fa parte delle cose sbagliate, è chiaro che rischi il pubblico ludibrio, soprattutto per uno come me che ero già a 17 anni una persona arcinota, ecco. Ma devo dire la verità che più o meno rifarei tutto, ecco, di quello che ho fatto, anche perché in alcune situazioni devo dire sono stato anche veramente, secondo me, sfortunato. Ecco. Quale tipo? No, beh, il discorso politico, sui discorsi quando avevo 17, 18, 19 anni, ecco, lì sono stato veramente sfortunato perché si sono incastrate delle situazioni che veramente dalle quali ero all'oscuro, ecco, e che mi hanno fatto passare come quello che realmente poi non sono mai stato, ecco. Però insomma anche quello è servito da lezione. Nella tua vita i club sono stati tre, del Paris Saint-Germain hai appena parlato, del Parma anche, della Juventus parleremo. Quanti grandi no hai dovuto dire a club che ti cercavano? O hai voluto dire? Grandi no, non ho detto neanche uno, perché alla fine se ho fatto determinate scelte è perché non mi pesava, e quindi
grandi no non ce ne sono stati, sono stati tanti no, quelli, quello sicuramente. Ci sono state anche delle rinunce che ho dovuto fare, ma l'ho fatte volentieri, l'ho fatte senza sentire il peso, ecco, di questa rinuncia. E spesso volentieri, purtroppo, nella vita, ma soprattutto nel calcio, il peso della scelta che fai dipende sempre a quanto rinunci economicamente, perché la gente guarda solo quello. E che probabilmente è una cifra importante magari per capire o per poter essere preso ad esempio, ecco. E anche da quel punto di vista penso di aver dato veramente tanto, ecco. E, però mi accorgo anche che quando tu rinunci solo ed esclusivamente a un discorso economico, solo a quel punto hai veramente la libertà, secondo gli altri, di poter guardare tutti negli occhi, poter dire il tuo pensiero e essere credibile. E questa secondo me è una stupidità. È un po' semplice così. No, è difficile per chi rinuncia. Perché, no, è semplice pensarlo da fuori. Ah, certo, è troppo semplice sicuramente. Sì. Mentre invece le rinunce possono essere veramente di varia natura e possono essere anche più complicate. Ecco, la rinuncia più grande, quindi non solo economica. Hai detto ho fatto delle rinunce. Una, me la racconti. No, la rinuncia più grande, quando secondo me veramente, Ale, quando credi in certi sogni, quando questi sogni, diciamo, cerchi di alimentarli con dei valori ai quali vuoi credere, il rinunciare magari al poter andare a giocare in una squadra che in quel momento può essere la più forte d'Europa, o una squadra che magari ha una storia incredibile. Il Real Madrid, il Barcellona me lo ricordo. Dire. Sì, ma ci sono state. Però la mia fortuna è che quando ho vissuto determinate esperienze, sono sempre state esperienze abbastanza lunghe, perché la Juve ha fatto 19, ora non mi ricordo, al Parma hanno fatti 13 fra settore giovanile tutto, significa che tu stai nei posti mettendoci qualcosa di tuo anche a livello umano, cioè che per te sono importanti anche le relazioni che riesci a instaurare, come interagisci con gli altri. Fare anche tue determinate responsabilità che magari non ti appartengono, oppure anche il sentirsi, non so, garante magari di un popolo che rappresenti o di una società che ha fiducia in te. E tutte queste cose, secondo me, hanno un valore inestimabile ed erano veramente la benzina che mi facevano performare meglio magari di come avrei potuto. Forse ci sono arrivate anche delle richieste inaspettate. Penso ad esempio a Massimo Moratti che chiama Gigi Buffon portiere simbolo della Juventus. Ma guarda, c'è stato l'anno chiaramente di Calciopoli nel quale come è normale che fosse, secondo me, un pochino di dubbio l'ho avuto, no? sul fatto di rimanere oppure no. Però credo che nel momento in cui mi sono trovato in sede, non ricordo come ora, e mi è stato chiesto, allora Gigi, tu dove vorresti andare, dove preferiresti andare? Mi sembrava quasi che avrei buttato via l'opportunità per mandare un segnale, un segnale all'esterno di dire in questo, diciamo, in questo mondo, insomma, che è ego riferito, diciamo, nel quale veramente l'unica cosa che conta è il proprio interesse, secondo me si può dare anche qualche segnale alla gente, al tifoso, di dire no, non è proprio sempre così e non è tutto così. Alla fine sono gli uomini che fanno, secondo me, la differenza e fanno certe scelte. E quindi da quel momento io, la mia risposta loro è stata, ma l'opportunità che io possa, l'eventualità che io possa rimanere non l'avete presa in considerazione. E
quando gli ho fatto questa risposta, meno male che erano seduti, sennò secondo me sarebbero caduti sul pavimento. Chi erano? Chi c'era? C'era Alessio Secco sicuramente e Blanc. Ok. Perché secondo me non volevano credere alla mia risposta. E poi il passaggio ulteriore per farti capire il discorso dei soldi che ti dicevo prima, che loro mi hanno detto: no, no, Madonna Gigi, saremo felicissimi così, però sai, andiamo in Serie B, abbiamo un po' questo problema di soldi, così. Ho detto, per me i soldi non sono mai stato un problema, ho detto, se volete levatemi anche 500.000 euro, che non c'è problema. E loro a quel punto veramente si sono capottati sul pavimento, perché alla fine tenere uno come me, per quello che era il mio valore, soprattutto nel momento, in Serie B, e in più mi decurto anche lo stipendio, secondo me, cioè, sono andati a casa e abbiamo detto, abbiamo trovato un UFO, perché è impossibile. Esatto. E invece questo è accaduto, e questa è la verità, e questo è uno dei motivi per i quali io mi sento una persona libera, e sotto certi punti di vista mi sento una persona che per certe cose può dire sempre la propria, senza aver paura di arrossire. Anche ci sono dei momenti in cui ti abbiamo considerato tutti un matto, mi sembra di capire che i matti eravamo noi. No. I matti spesso e volentieri, secondo me, sono quelli che pensano a qualcosa che gli altri non hanno mai preso in considerazione. E se poi questo qualcosa, questa scelta, li fa arrivare al successo, allora sono dei geni. Sempre rimanendo ai no, ne hai detto uno all'Arabia Saudita ultimamente? C'è stato, guarda, avendo scelto di smettere di giocare a maggio, una delle poche motivazioni, insomma, per le quali avrei potuto continuare era quella di portare a termine, diciamo, il lavoro, diciamo, col Parma e cercare di andare in Serie A col Parma e con i suoi tifosi e con la sua gente. E quindi devo dire che anche se lì un po' di tentazione per quelle due o tre offerte esotiche l'ho avuta, credo che il discorso di rimanere coerenti con quello che sentivo dentro e tra virgolette anche non deludere, seppur secondo me non avrebbero capito, ecco, perché insomma l'importanza di certe offerte è talmente grande che uno non può rimanere deluso, però anche il fastidio magari di poter deludere magari la gente di Parma credo che mi ha fatto immediatamente, insomma, ritornare sui miei passi. Invece è arrivato un sì enorme, rotondo, senza dubbi, alla richiesta e alla proposta della nazionale. Hai sentito che la storia doveva continuare, che non era finita o che doveva iniziare un altro capitolo? No, era una cosa che mi incuriosiva molto, era una cosa che mi piaceva tanto, perché credo che un certo tipo di ruolo, ora non so se è proprio preciso così, comunque insomma molto, ci sono molte analogie, io negli ultimi 10 anni l'ho ricoperto sempre anche da giocatore. E quindi secondo me poteva essere il vestito adatto per me. Poi il fatto che di ritornare in un ambiente che conoscevo bene, in un ambiente secondo me anche qualificante e qualificato, con il desiderio insomma di rivalsa per un altro mondiale nel quale siamo stati assenti, secondo me è stata la cosa che mi ha incentivato, e non ultimo anche il fatto che alla fine è un lavoro part time, un impegno part time, e quindi ho un po' di tempo libero anche per poter dedicare alla famiglia e anche a me stesso in quanto a formazione, in quanto a piccoli progetti ai quali voglio dar seguito. Stai per iniziare anche il corso da direttore sportivo, giusto? Sì, comincerò anche questo la prossima settimana, più devo fare una full immersion enorme di inglese per cercare di staccarmi di dosso solo quello scolastico, the pen is on the table, e quindi è una continua evoluzione, e devo dire tutto questo non mi provoca paura, ma mi provoca tanta curiosità e tanto benessere. Allora te lo chiedo subito, dove ti vedi fra 10 anni? Mi vedo dove vorrò andare, cioè nel senso che ad oggi
Ho preso questo anno anche per capire realmente cosa mi fa felice e quindi la mia meta sarà quella. C'è stato un momento, se non ricordo male, in cui ti avrebbe stuzzicato l'idea un giorno di fare il CT della nazionale italiana. Stiamo parlando di qualche anno fa. C'è sempre quell'idea per un futuro ovviamente non vicino, perché adesso c'è Spalletti ed è appena arrivato. No, l'idea di fare il CT della nazionale italiana non l'ho mai detto. L'idea di fare il CT di qualche nazionale che magari abbia una storia particolare, quello sì, che è un qualcosa di diverso, perché come dico sempre, per sentirsi parte integrante di un gruppo, di un ambiente, e per, secondo me, dare anche un senso alcune volte a delle scelte che uno fa, devi conoscere la storia, secondo me, del posto o della squadra o degli uomini con i quali vai a lavorare. Perché quello, secondo me, ti fa sentire, fa proprio da collante e ti fa sentire come il protagonista di un film, no? E incomincia il tuo film. E quindi la cosa diventa molto più interessante ed appassionante. Se invece vai nei posti o nelle squadre, nei luoghi nei quali non conosci la storia, non conosci l'anima di questi posti, è chiaro che fai il tuo lavoro, ma sicuramente senza nessun tipo di pathos, ecco. E quello per me è la morte. Stai pensando a qualcuno in particolare? Facendo questo discorso? No. Chiedevo. Magari in mente qualcuno che ha fatto... No, è un mio modo di pensare, ecco, di propormi così, ecco. Anche quando sono andato, per dire, al Paris Saint-Germain, che uno può dire, ma cosa sono andato a fare? Innanzitutto sono andato perché per me a 40 anni è un orgoglio. Cioè, uno che ha 40 anni viene chiamato dal Paris Saint-Germain, secondo me non succederà mai più nella quasi storia. Quasi immorale dir di no. Cioè, no, ma è la verità. Sì. Cioè, la soddisfazione per un atleta del mio calibro a 40 anni essere chiamato dal Paris Saint-Germain è qualcosa di eccezionale. E poi, prima di andare là, veramente ho cominciato a studiare francese, ho cominciato a vedermi anche la storia del Paris Saint-Germain, che è una società molto giovane, che non pensavo neanche, anche perché l'avevo incontrata col Parma in Coppa delle Coppe nel 95, più o meno. E quindi sono andato a vedere tutte quelle cose che in poco tempo mi hanno fatto sentire uno che conosceva quell'ambiente, uno di quell'ambiente. E quindi le vivi in maniera diversa, le esperienze. Gigi, tornando alla nazionale invece, per convincerti, quante volte ti hanno parlato di Gigi Riva, che salutiamo ovviamente, e quante volte ti hanno parlato di Gianluca Vialli? Non me ne dovevo neanche parlare, perché sinceramente le figure di Gigi Riva e di Luca Vialli sono due figure, secondo me, veramente inimitabili. E lo dico con grandissima onestà e senza il minimo di ipocrisia, perché prima di essere stato quello che sono stato un bimbo che aveva una grande passione, che era il calcio. Il calcio già allora era un qualcosa che mi emozionava, e mi emozionava attraverso determinate figure, determinati miti che dalla TV vedevi e ti trasmettevano qualcosa. Il mito di Gigi Riva me l'ha fatto conoscere e me l'ha raccontato mio padre. Il mito di Luca Vialli invece l'ho conosciuto io in prima persona, da bimbo. Io mi ricordo ancora il Mondiale 86, quando lui era una giovane speranza e ogni tanto lo facevano entrare. Mi ricordo il Mondiale 90 e quindi anche le sue sofferenze. Quindi capisci anche cosa può aver provato un campione come lui a essere l'idolo incontrastato d'Italia 90, a invece poi a scivolare a un ruolo quasi marginale, ecco. E poi devo dire tutte e due, Gianluca secondo me ha fatto un percorso di vita incredibile che l'ha portato poi anche a esporsi in un modo eccezionale, ecco, che quello che recepivi e quello che trasmetteva lui secondo me era frutto proprio anche di una sofferenza, ecco, e di alcuni approfondimenti, ecco, che era stato costretto a fare inevitabilmente. La condivisione della sofferenza è stato proprio un passo importante. Sì. Secondo me
lui veramente ha commosso, ma senza fare pena, veramente tutti gli italiani più e più volte. E mentre invece Gigi Riva è sempre stato quella figura ieratica che vedevi, proprio schiena dritta, pensiero ben chiaro, zero compromessi. E devo dire, una delle mie più grandi gioie era quello di essergli e di esserne ancora molto amico, no? Perché secondo me anche lui, nella scelta degli amici, è una persona che ci faceva molta attenzione. E il fatto di poter dire, insomma, di essere uno della sua cerchia, che chiamavo così, mi rende veramente orgoglioso. Guarda, sono veramente contento di aver vissuto da inviato quel Mondiale 2006, proprio per il tempo passato anche con Gigi Riva, perché dicevi, cavolo, è Gigi Riva è davanti a me e si vedeva quanto fosse attaccato a voi, quanto vi volesse bene e, come dici tu, quanto non volesse scendere a compromessi. No, a proposito di quel Mondiale, mi è venuta in mente una cosa. Tutti sanno che sei campione del mondo, forse in pochi sanno una cosa. Io adesso ti dico dei pezzi, ti do dei dettagli e degli indizi, tu metti insieme il tutto e raccontami. Mm. Ritiro della nazionale a Duisburg, partita di ping pong, una racchetta che vola, una vetrata che si rompe e dei pezzi di vetro che volano verso di te. Marcello Lippi che guarda, che chiude gli occhi, perché? Sì, no, beh, quello era uno è stato uno dei momenti pulp, ecco, del ritiro, perché spesso e volentieri avevamo l'abitudine di... però era bello di condividere, insomma, in gruppo delle partite serali di ping pong con dei tornei. E devo dire, il livello, soprattutto negli ultimi giorni, si era alzato tantissimo, perché gioca tutti i giorni per un mese, poi diventi veramente bravo. E in una partita molto equilibrata con Simone Barone, lui fa tipo un punto che tocca l'angolino e io perdo la partita per quel punto lì. E dalla rabbia, mi ricordo, rabbia che è durata chiaramente un attimo, ecco, ho tirato un calcio alla porta e chiaramente ho beccato il vetro. E appena ho beccato il vetro è saltato questo vetro col mio piede dentro e per fortuna, insomma, non c'è stata nessun tipo di conseguenza, se no un due secondi di silenzio totale per capire prima se mi ero fatto male e poi per avere delle risposte sulla mia normalità, ecco. Cioè, vabbè, quelle erano date in tempo reale, quelle erano chiare, però la verità è che hai rischiato di non finire il mondiale. Sì, ora non mi ricordo se fosse già un ottavo di finale, un quarto, comunque insomma avevamo passato il gironcino di qualificazione, sì. Senti, Marcello Lippi è stato il miglior allenatore che hai avuto? Ma dai, come fai a dire? Questi sono un po' i discorsi come quando dicono tu sei stato il miglior portiere della storia. Sono discorsi che secondo me non si possono fare. Secondo me in quel momento lui è stato sicuramente la nostra arma in più, è stato il miglior allenatore che potevamo avere, senza dubbio. Per me Marcello Lippi è un'altra di quelle figure che fanno parte, insomma, che vanno messe nel pantheon, via, della storia calcistica, alla quale sarò eternamente grato. Però non mi piace fare confronti, perché poi ho avuto una carriera talmente bella, nella quale, insomma, ho avuto tantissimi allenatori di primo livello, e più che altro dal 1995, quando ho cominciato, al 2023, quando ho smesso, il calcio è cambiato tanto, ecco, e quindi anche il ruolo dell'allenatore, le proposte degli allenatori e le richieste agli allenatori sono completamente diverse. Per cui, come dico sempre, ognuno è il campione della propria epoca, ecco. Poi se uno ha avuto anche la bravura o fortuna di fare due o tre epoche, allora meglio per lui. Senti, beh, con Lippi ovviamente hai vinto il mondiale, ne hai disputati altri quattro, sei arrivato a cinque, il sesto è naufragato in quella notte terribile di San Siro di Italia-Svezia. Oggi, pensandoci, c'è più rabbia o più tristezza? Per la mancata qualificazione al mondiale. Per un discorso personale, dici, o per la nazionale? Sì, per te. No, è una doppia. Sarebbe stato il sesto. No, una doppia delusione. Cioè, una doppia delusione, nel senso che avrei potuto io, insomma, coronare un sogno non da poco, di essere l'unico giocatore che poteva fare il sesto mondiale, e poi chiaramente per l'Italia intera, per il movimento,
per la delusione che puoi aver provocato nei ragazzi, ecco. E nei ragazzi, ma negli appassionati, perché poi giustamente noi trovi tanta gente che ti dice: cavolo, c'è mio figlio che ha ora 12 anni, non ha mai visto da un mondiale, no? È vero. Che è verissimo. E adesso ora ci pensavo, perché vedo magari mio padre che sta invecchiando, e dico, è vero, ci sono anche molti uomini che magari sono morti senza aver visto di nuovo l'Italia al mondiale, no? Sì. E quindi è vero che c'è, sì, il ragazzo così, ma ci sono anche quelli più adulti magari, o quelli un po' più vecchi, che gli avrebbe fatto piacere rivedere l'Italia al mondiale. Sì. E per cui bisogna pensare... Il concetto non cambia, però. Cioè, no, nessuno no, no, ha no, visto l'Italia al giustamente... mondiale. E poi ci sono anche i grandi, però, sì, no? che il hanno le loro esigenze, e le loro passioni, perché sennò li dimentichiamo sempre. Però anche lì ho avuto un'altra bellissima risposta da me stesso e dalla vita, che bisogna veramente crederci sempre e che non bisogna porsi limiti, perché il limite sei solo te stesso. Perché io non avrei mai creduto, visto che nella storia nessuno ha fatto sei mondiali, di poterci riuscire. E invece quello che erano le mie prestazioni e come mi sono mantenuto, hanno detto che io potevo fare sei, ma ne potevo fare anche sette. Perché poi obiettivamente, anche se sono uscito dal giro della nazionale, ci sono stati poi altri 4 anni nei quali chiaramente non da primo, però come secondo o terzo portiere avrei potuto partecipare tranquillamente per come performavo, ecco. E quindi per me è stata una lezione di vita, un'ulteriore conferma che magari qualcuno, dalla quale qualcuno può prendere spunto, o che magari mi giocherò tra virgolette per trasmettere qualcosa ai miei figli. Ecco, sono impari sempre, ecco, nella vita, anche soprattutto detto dalle cose che vanno male. Sì. Uscendo un attimo da questa parentesi da libro cuore, però si può dire, quello era un periodo folle, quello di Italia-Svezia, sono stati dei giorni, sì, incredibili. A me vengono in mente, possiamo stare qua a parlarne mezz'ora, mi viene in mente Gian Piero Ventura che a Piano Gentile si rifiuta quasi di allenarvi, mi viene in mente la vostra riunione di squadra a Torino, mi viene in mente, quello l'hanno visto tutti, De Rossi che viene chiamato per entrare in campo e dice no, cioè, non chiamate me, bisogna segnare. Mm. Cioè, c'è una cosa che proprio non digerisci di quel periodo, di quei giorni folli? Ma no, i giorni folli, sai, non è che si arriva dei giorni folli per caso o perché qualcuno all'improvviso impazzisce. Ci arrivi perché è un percorso, secondo me, malsano, che poi ti fa arrivare a quell'epilogo. Tutti chiaramente... Molti hanno additato come Ventura il maggior responsabile. Io penso sempre che alla fine, quando un allenatore o anche una squadra, insomma, non arriva a determinati risultati, anche perché probabilmente gli errori sono stati commessi anche da chi, diciamo, non è in prima linea e magari è dietro le quinte, e spesso e volentieri quegli errori lì sono anche più grandi di quelli che fanno magari i protagonisti. Errori di scelta? Sul... No, errori proprio dietro, nel senso si fanno determinate scelte, bisogna quindi poi difenderle, bisogna aiutarle nel cercare di performare il meglio possibile. Questo vale per i giocatori, vale per gli allenatori e vale per i dirigenti, ecco. E quindi credo che quando si creano quelle situazioni veramente non ci sia un solo responsabile, ce ne siano tanti. Adesso si può tornare a sognare, e se sì, ci aiuti a capire la dimensione del sogno? Allora, a sognare non ho idea, perché il sogno è gratuito, e quindi puoi farlo a prescindere, dici. Lo puoi fare a prescindere. Però si può incominciare a sognare con delle buone motivazioni, che questo è già diverso. Significa che secondo me la nazionale ha avuto la fortuna di trovare libero un allenatore, secondo me probabilmente nel suo miglior momento, ecco, di carriera, e un allenatore che già in tutti gli altri, secondo me, 20 anni e più di carriera che aveva fatto, aveva sempre un unico comune denominatore, cioè che le sue squadre giocavano sempre bene. Uno può dire quello che vuole, però le squadre di Spalletti sono sempre state delle squadre apprezzate da tutti. E spesso e volentieri sono sempre state squadre
in Italia parlo, perché poi all'estero lui aveva vinto col San Pietroburgo, con lo Zenit, così. Sono sempre state squadre che spesso sono andate anche vicinissimo a vincere, alcune volte non hanno vinto, ma non perché obiettivamente i competitor erano molto più forti di loro, e quindi già il fatto che loro riuscissero a competere fino alla fine significava che c'era un lavoro particolare dietro. Io ho avuto la fortuna di conoscere il mister in questo ritiro, cioè lo conoscevo prima, ci salutavamo, però come professionista, e devo dire che è stata una rivelazione in positivo sotto tanti punti di vista, perché dal punto di vista tattico e come allenatore io non avevo nessun dubbio, perché poi quando nel calcio tutti i giocatori ti parlano in un certo modo di un allenatore è perché è così. E invece mi ha colpito tanto chiaramente il grado di professionalità che ha sia lui e il suo staff, cioè dalle 10 veramente 12 ore per spaccare l'atomo per una partita, vedere video e compagnia bella, cercare come proporre un determinato contenuto tattico o tecnico. E poi secondo me ha delle letture, secondo me anche psicologiche, nelle quali coglie ogni piccola sfumatura, e quello secondo me vale tantissimo per cercare di far crescere i ragazzi, dar loro anche un senso di responsabilità spiccato, e alla fine poi i ragazzi si affidano completamente a lui, e questo è veramente importante. A proposito di letture psicologiche, cosa pensi dei fischi di San Siro e Donnarumma? Beh, che non è bello, non è innegabile quando vedi un portiere della nazionale con la maglia della nazionale addosso che viene fischiato, non puoi essere felice e ti dispiace, ecco, al di là poi di tutte le motivazioni e le giustificazioni che ci possono essere dietro. Però alla fine mi sembra che Gigio, insomma, abbia preso dimestichezza anche con questa parte, diciamo, più complicata del lavoro, e insomma ormai reagisce molto bene anche a questo tipo di sollecitazione. Forse questa è però la vera sconfitta, quasi abituarsi ai fischi dei propri tifosi quando indossi la maglia nazionale. Beh, sai, questo bisognerebbe chiederlo a lui. Ti dico la verità, anche a me è capitato una cosa simile. Però la cosa bella, sapendo poi alla fine, avendo anche una certa età, e non ti dico dove è capitato perché non mi interessa fare pubblicità a determinata gente, la cosa bella del mio lavoro e dell'essere grande è che poi veramente riesci a capire, a pesarti come persona. È che io sono stato in difficoltà per loro, io in certi modi sono stato in difficoltà per la gente, per certa gente, chiaramente, perché ero un imbarazzo per loro, credimi, perché capisci che veramente la stupidità senza nome alcune volte deflagra e ti fa veramente tenerezza. Quindi, insomma, poveri loro. No, poveri loro, sembra quasi che tu vuoi assurgere a un ruolo, a una posizione superiore, però insomma sicuramente si può migliorare. Chi vince il campionato? Chi vince il campionato? Beh, chi vince il campionato? Non lo so, secondo me Juve e Inter sono le due squadre che se lo contenderanno fino alla fine. Poi c'è da vedere se magari riesce a rientrare, non so, il Napoli, che sembra stia avendo qualche crisi di rigetto. E poi la squadra che, come ho detto anche inizio campionato, più mi sfruguglia è il Milan, perché secondo me il Milan, con l'allenatore, secondo me, bravo che ha, può veramente arrivare ad essere la mina vagante del campionato, e cercare, se trova un certo tipo di assetto e di equilibrio, può arrivare alle potenzialità per giocarsela con l'Inter e la Juve.
Alla Juventus c'era una volta la BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini, che in realtà era la BBC, perché si dimenticava sempre di chi stava dietro, di Buffon. A proposito di Bonucci, c'è questa partita adesso, Bonucci contro Juventus, come la vedi? Cioè, era evitabile? Come finirà del genere? Bonucci contro Juventus? 1x2. Guardiamo, no, Bonucci contro Juventus... Già doverne parlare mi sembra triste, no? No, non è. Secondo me ci sono alcuni momenti nei quali si entra in dinamiche strane, ci si incista, no? Perché poi... E quindi poi non si riesce a vedere la via d'uscita, e lo spiraglio e la luce. Io credo che quando Leo... avrà l'opportunità, insieme ai dirigenti della Juve, di rivedersi magari anche in un altro luogo, in un altro contesto che non sia per forza quello calcistico. Secondo me riusciranno a trovare un modo per conciliarsi, come la storia di entrambe merita. Per te la Champions League mai vinta è un rimpianto? No. No, per me è stato uno dei motivi per poter continuare a giocare e avere degli stimoli, ecco. Quindi sotto certi punti di vista è stata la mia fortuna non averla vinta. Poi chiaro, mi sarebbe piaciuto vincere proprio l'ultimo anno, ecco, così sarebbe stato perfetto. Ti saresti ritirato in quel caso, proprio lì. Ma non lo so, perché poi a quel punto dici, ma perché non provare a vincere l'Intercontinentale? Quindi... purtroppo quando stai bene non senti il peso degli anni e la fatica del tuo lavoro, trovi sempre un motivo per continuare. Te lo devo chiedere, ma chiedimi. La frase sull'arbitro e sui bidoni di immondizia al posto del cuore, sì. La ridiresti? Ma quella lì ha fatto storia, ragazzi, dai. Sì. Non so se nel bene o nel male, ma sì, ha fatto storia. Ma anche quella non è una questione di ridirla o non ridirla. È chiaro, se me lo dici adesso che siamo, cos'è, il 21 settembre, il 20 settembre, non mi ricordo neanche che giorno è, proprio anche il giorno, il 20. Il 20 settembre 2023, è chiaro che ti dico non te la ridirei. Ma lì eravamo nel 2018, cos'eravamo? Era appena finita una partita, lo stato emotivo era di un certo livello, alcuni sogni si stavano chiudendo e quindi non c'è nulla da eccepire, cioè nel senso che è chiaro che quando uno è sul divano trova quelle frasi troppo forti, no? Ma anch'io dopo magari 3 mesi ho rivisto e ho trovato forti, ma la mia condizione emotiva era completamente diversa. Ti è venuto in mente proprio il bidone dell'immondizia? Non ho idea, devo dire che in quanto a fantasia sì, non sono secondo a nessuno. No, deve essere stato uno spunto di un libro che avevo letto e mi è venuto in mente proprio in quel momento. Vedi che leggere qualcosa serve. Ma che libro era? Questo punto siamo curiosi. Anzi, non lo vogliamo sapere. E poi adesso sai che su quel libro mettono la scritta crea effetti collaterali, cioè quindi prima di leggerlo te lo scrivono e ti avvertono. Anche se la parte bella era quella di... Era la vita di un operatore ecologico. No, scherzo. Anche se sai, in quella frase c'è mezza Italia, me compreso, che è andata a vedere cosa fossero i fruttini sul dizionario. Sì. Hai detto delle cose straordinarie. Sì, cioè, straordinarie. Sì, insomma, sì. Però i fruttini... Ho tirato fuori... quello che uno è, e in certi momenti, soprattutto di frustrazione, difficoltà, uno cos'è che fa? Tira fuori la propria essenza e le proprie radici, perché sono lo strumento migliore per esternare quello che vuoi esternare. E quindi i fruttini, quelle cose lì, erano tutte cose del bimbo, del ragazzo di Marina di Carrara e tutte queste cose qua. E quindi esce fuori veramente la tua natura. Ultima domanda di questa intervista, l'ho lasciata per ultima perché spesso no, lasci per ultima anche quella più importante, quella più profonda. Una domanda che ti voglio fare e ci tengo a fartela, riguarda il periodo in cui hai avuto la depressione. Siccome ci sono insomma tanti malati di depressione e una parola può essere d'aiuto, una tua parola, c'è qualcosa che vuoi dire? Tu spesso hai dato un consiglio, hai detto non vergognatevi e parlatene perché questo può aiutare. C'è un consiglio che ti senti dare? Che vuoi dare?
No, confermo solo quella cosa lì, che penso che la depressione, come ogni altro tipo di problematica che uno può avere nella vita, è chiaro che non ti devi vergognare di palesarla e non ti devi vergognare di affrontarla anche tramite il dialogo con gli altri, no? Perché innanzitutto non è un qualcosa che si trasmette e quindi gli altri sono sereni vicino a te, ecco, da quel punto di vista. E secondo, ti aiuta, diciamo, a esternare, diciamo, questo malessere che hai dentro, e quindi questa matassa e questo peso che all'inizio sembra gigante, un pochino ti sembra di condividerlo con gli altri e rimpicciolisca. E poi un'altra cosa è sicuramente cercare di sollecitare il cervello e la fantasia. Io penso veramente che il cervello sia il muscolo che determina la qualità e la bellezza della nostra vita, a seconda di come lo usi, a seconda di come lo sfrutti, a seconda se lo usi, perché delle volte ancora adesso non lo uso, ecco. E quelli lì inevitabilmente sono i momenti più vacui, ecco, meno saporiti della mia vita. E poi, insomma, vedete, se vi sembro una persona adesso felice, una persona entusiasta, significa che il percorso da fare è senza dubbio quello. Sei clamorosamente felice, mi sembra. No, sono molto felice, ma sono felice per tante cose, sono felice in generale della mia vita, ecco. E quindi sono felice delle persone con le quali mi relaziono, per cui mia moglie, i miei bimbi, tutto il gruppo di amici che abbiamo, i miei familiari. E quando hai quello, hai veramente tutto, non hai niente per cui lamentarti. Bello, bellissimo. Bello, vero? Sì, mi piace. Sembro anche una persona seria che abbia dei valori, ma non è così, ragazzi. Questa è tutta finta. E allora questa chiudiamo. È la maschera. Su questo chiudiamo. Sì. Grazie, Gigi. È stato veramente un piacere. Cioè, lo è sempre. Oggi lo è stato in maniera particolare. Grazie per essere stato con noi a Storie di Serie A. Grazie a voi. Grazie, Ale. Questa è Radio Serie A con RDS.